super bonus 110%, non è tutto bloccato? Allora, il super bonus è una misura attiva, tutti coloro che hanno presentato la CILAS entro il 31 dicembre hanno chiaramente il super bonus attivo. Cos'è che si è bloccato? Si è bloccata la possibilità, la capacità che stavano portando avanti le regioni, le province di poter immaginare e costruire delle leggi a sé stanti, perché il MEF ha avuto paura, ha la presunzione di avere paura in maniera fondata che le regioni possano perdere il controllo dello strumento che stanno mettendo su. Lunedì c'è un incontro importante. Pertanto proprio questo, esatto, bloccato tutto a monte in attesa di lunedì, incontro tra i costruttori, lance, categorie e il governo per dire quello che è stato fatto fino ad oggi non può essere portato avanti ulteriormente per il futuro. Per il futuro ci sarà bisogno di misure strutturali per ammodernare il nostro patrimonio edilizio anche in funzione della transizione green, di risparmio e di efficientamento energetico delle nostre abitazioni. Il bonus in qualche modo dunque resta, va controllato e applicato in maniera diversa? Va costruita una misura che non metta in difficoltà le casse dello Stato in termini di equilibri di bilancio. Pertanto lunedì si cercherà un modo per disincagliare i debiti che sono diventati crediti, diventati debiti nella misura in cui le aziende non ne hanno la disponibilità, vanno disincagliati all'interno delle banche. Si cercherà un modo che veda sullo stesso tavolo l'ABI, l'associazione delle banche, l'ANCE, i costruttori e il governo, in un giusto punto di caduta tra le esigenze di equilibrio di bilancio dello Stato e la volontà del governo nostra di non far saltare 30.000 aziende sul territorio. Quindi un equilibrio sostenibile che va cercato lunedì e portato a casa.